Lo sportello del cittadino sulle problematiche di Taranto Savvito è in collaborazione con B&B Albergo La Manna, l'edicola di Francesco Castelli, Phoenix Acconciature, 2C Ferramenta, La Baguette, Sguardi dal Mondo, agenzia di viaggi e turismo. Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a San Vito, Taranto, precisamente in Via del Tramonto. Una zona bellissima, lo abbiamo detto tante volte, è un panorama mozzafiato, però quanto a servizi, beh, c'è molto ma molto da evidenziare in negativo. A cominciare dai servizi pubblici, i bagni, le docce, che sono chiusi, sono non funzionanti. La competenza dovrebbero provvedere a renderli fruibili per i bagnanti, dovrebbe provvedere o l'amministrazione comunale o i titolari delle attività commerciali che appunto insistono su questo lido. Piano la concessione su questo. Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, beh, poi non, purtroppo poi i cittadini. E la cosa è da condannare, ma molti cittadini poi vanno a fare i bisogni sotto così, en plein air, sotto gli alberi, che non è una cosa civile, ma proprio per scongiurare questo rischio bisogna rendere fruibili i bagni. E a noi abbiamo sempre il nostro gufo che forse si vuole fare una doccia, il gufo di San Vito. Forse si vuole fare la doccia, ma non sappiamo quanto dura, insomma. Ma se non arriva l'acqua della doccia non potrà mai farsi la doccia. Via velocemente. Effettivamente questo è E proprio andrà all'assessorato di De Gregorio. sempre perché lì riconosce la casa, quindi il made è lì. Però Lì c'è stato l'imprinting. la nascita del gufo, di lì nacque il gufo di San Vito. Underscore, anzi no, cancelletto gufo di San Vito, come insegna il buon Renzi, il cancelletto sempre prima. Detto questo, ricordata sempre questa memoria, ricordiamo anche questi servizi pubblici. Questo è un litorale che a San Vito è al servizio del pubblico cittadino tarantino, non solo sanvitese, e anche dei turisti. E abbiamo la fortuna di avere addirittura dei servizi pubblici che non abbiamo a cielo aperto, che non abbiamo neanche in città. Quindi servizio docce, servizio bagni, che durante il periodo estivo purtroppo non possono essere utilizzati dai fruitori del Lido, perché le docce, come vedete, non sono munite di quanto necessario per poterle utilizzare, ma anche i bagni sono perennemente chiusi. E quindi puntualmente d'estate si assiste a delle pietosissime scene, perché purtroppo i bisogni fisiologici arrivano pur stando in spiaggia, e quindi i nostri residenti, che ovviamente sono da condannare, però le esigenze fisiologiche sono insopprimibili. si recano davanti alle ville dei residenti o nelle stradine un po' più internate o finanche nei campi incolti e mantenuti male e rilasciano i propri i propri bisogni. bisogni. Quindi l'odore sgradevolissimo che la sera e durante l'estate col caldo afoso si sente su questo viale, ve lo lascio immaginare che sicuramente non è la brezza marina.